Buongiorno ragazzi, oggi prepareremo un dolce classico di Natale, una stella di Natale composta da dei biscotti fatti di pasta frolla e della Nutella. Ovviamente poi l'andremo a decorare. Come vedete qui abbiamo uno stampo di varie dimensioni, sempre della stessa forma. E la frolla abbiamo fatto il metodo classico, la trovate sia nei biscottini di pasta frolla, sia dove c'è la crostata, insomma sul mio canale la trovate in più video. Ora non facciamo altro che andiamo avanti a stendere, poi andiamo a coppare partiamo sempre dallo stampo più grande e poi man mano andremo a cucinare 175 gradi se ventilato, 170 se ventilato, scusate, e 185 se statico. Ok ragazzi, abbiamo steso la frolla, ora vedete con il primo stampo con coppa pasta andiamo a schiacciare per bene. Poi togliamo la coppa pasta, rifiniamo i bordi e poi andremo a mettere la nostra stella nella tegna. Aiutandoci con una spatolina, poi la poggiamo in una teglia con carta da forno e la portiamo in forno. Poi ci prepariamo a fare il secondo stampo. Ok ragazzi, ora facciamo la seconda stella, sempre partendo dalla più grande. Questa è la seconda come dimensioni, la più grande verso la più piccola. Anche questa poi andremo a togliere il coppapasta, ritagliamo i bordi e mettiamo in forno. Una teglia con carta da forno, ovviamente andiamo a infornare. Io direi che ci vorranno circa 12 minuti a 175 gradi, forno 170 forno ventilato, 185 forno statico, e poi passeremo man mano a fare tutte le altre e le andremo tutte a infornare. Quando le avremo infornate tutte possiamo cominciare a montare la nostra stella, a più tardi. Ok ragazzi, abbiamo cucinato tutte le nostre forme di stella, ora le andiamo a farcire con della crema alla nocciola, la classica Nutella. Mettiamo un cucchiaio al centro, poi la spalmiamo senza arrivare alla punta delle stelle, così non fuoriesce. Eccoci qua, e andiamo a sovrapporre l'altra stella. Vedete, la incrociamo, facciamo una leggerissima pressione, continuiamo a stratificare, quindi ancora crema la nocciola, ci aiutiamo sempre con la mano, così. E così, e continuiamo fino all'ultimo strato. Ok ragazzi, siamo arrivati all'ultimo strato, ora vedete abbiamo fatto solo per la punta due stelline con un goccio di crema alla nocciola, le teniamo unite e le andiamo a porre in cima alla nostra stella di Natale. Ok, ora andrà solo spolverata di zucchero a velo e a piacere potete aggiungere degli zuccherini colorati per dare del colore. Ok ragazzi, come vedete ho messo qualche stellina fatta di zucchero, ma potete anche non metterla, ora solo dello zucchero a velo. E cosa dire, e buone feste a tutti, tutti a tavola, vi aspetto.